Ok, adesso eh, lascio, vi introduco Fabio Rossi, che è Solution Architect a Red Hat con il primo talk e ci parlerà di applicazioni cloud native da zero a serverless in 30 minuti. Benvenuto Francesco. Grazie Michela, benvenuti a tutti. Eh, volevo giusto premettere che l'intervento che seguirete è stato registrato eh, visto che comunque contiene una bella parte di live coding. Volevo evitare di, di avere l'inconveniente classico dell'ultimo minuto, quindi vedrete una parte di talk eh, registrata. Comunque poi al, al termine sarò presente per ricevere tutte le vostre domande. Io nel frattempo lo guarderò con, con tutta tranquillità da, dalla mia postazione. Perfetto, allora grazie mille. Buongiorno a tutti, eh, anche da parte mia benvenuti al Container Day, sono Francesco Rossi, Solution Architect di Red Hat, mi occupo dei, diciamo delle, uh, del portfolio middleware di Red Hat e di application development. In questa sessione volevo raccontarvi un po' quello che è l'approccio redatta al serverless, partendo da questo meme un po' provocatorio, no? perché solitamente siamo abituati a pensare al concetto serverless calato. In ambito cloud, no? quindi le funzionalità che i cloud provider ci mettono a disposizione per implementare paradigmi eh, come ad esempio quello del function as a service. In realtà, eh, con Kubernetes e l'utilizzo dei container eh, e altri strumenti, appunto, che, che vedremo in questa sessione, eh, possiamo sfruttare tutte le. Eh, potenzialità e eh, i benefici che eh, diciamo sono propri di un approccio serverless anche eh, con l'utilizzo di applicazioni containerizzate quindi quello che diciamo abbiamo assistito in, diciamo nell'evoluzione del concetto serverless che noi chiamiamo dall'1.0 al 2.0 in questi ultimi anni appunto una transizione da funzionalità tipicamente appannaggio dei cloud provider con i propri servizi, tra virgolette, proprietari, fino ad arrivare a un qualcosa che è, diciamo, agnostico rispetto all'ambiente di deployment, quindi passando dai eh, serverless container fino a eh, un concetto di serverless applicato anche al mondo dell'integrazione eh, di applicazioni, del routing dinamico e, e anche, diciamo, anche alla gestione di un eventuale stato uh, delle transazioni in ambito serverless. Uh, il progetto uh, in ambito Kubernetes che diciamo, implementa le funzionalità serverless applicate diciamo, al mondo della containerizzazione è appunto Knative. Uh, qual è il concetto che sta dietro a Knative? È, è un concetto molto semplice sostanzialmente. È un pattern che eh, sostanzialmente prevede che la nostra applicazione containerizzata venga eh, ingaggiata da eventi esterni per produrre poi un risultato no, che viene poi eh, restituito al, diciamo, a chi invoca e a chi ha generato comunque in qualche modo questo evento. Cosa sono gli eventi? Sostanzialmente un evento può essere una... Una chiamata HTTP verso una, un determinato endpoint che va poi a scatenare l'avvio della nostra applicazione containerizzata piuttosto che anche eh, altre tipologie di eventi, sorgenti come possono ad esempio essere dei message broker come Kafka, piuttosto che altre, altre tipologie di eh, fonti di, di eventi appunto esterni. Il concetto è che quindi disaccoppiamo l'esecuzione del nostro workload da quella che è l'evento che scatena l'ingaggio dell'applicazione. Della, dell eh, Knative sostanzialmente mette a disposizione due componenti principali, lo possiamo dividere in due funzionalità, eh, Knative serving e Knative eventing. Quello che vedremo oggi è che Native Serving è quindi proprio un approccio legato all'invocazione delle nostre applicazioni in modalità serverless attraverso le chiamate HTTP. Quindi il nostro evento oggi ci, ci concentreremo su quello che è l'evento della chiamata HTTP verso la nostra applicazione containerizzata che mh, nel caso della, della demo che andremo a, a svolgere a breve è, è legato appunto alla, alla risposta di diversi servizi REST. Ehm, quali sono i vantaggi che, eh, e le considerazioni che dobbiamo fare nello scegliere eh, lo strumento per implementare un approccio serverless? Sostanzialmente sono eh, delle delle scelte basate sulle competenze del team di sviluppo che quindi andrà a scegliere eh, grazie alla possibilità di comunque utilizzare applicazioni containerizzate e, e quindi la possibilità di utilizzare sostanzialmente qualsiasi ambiente di runtime, andrà a scegliere quello eh, su cui è più competente il team di sviluppo piuttosto che quello che meglio eh, va a coprire lo use case che deve essere Implementato, dobbiamo considerare poi anche l'ecosistema che ruota intorno al framework serverless che andiamo ad adottare, quindi alla maturità di tutti gli strumenti che ruotano intorno a, allo strumento serverless che, che stiamo scegliendo, quindi eh, se ci sono le possibilità di integrarsi con eh, diversi event source, con eh, meccanismi di log centralizzato piuttosto che di monitoring e così via. Oppure dobbiamo anche pensare a quelle che sono le performance no, del, dello strumento runtime che, che andiamo ad utilizzare proprio perché in un ambiente serverless, in un approccio serverless eh, diventa non trascurabile il tempo di startup perché se pensiamo che appunto la nostra applicazione, il nostro pod quindi viene spento nel momento in cui non viene ingaggiato e deve essere riavviato nel momento in cui viene scatenato l'evento che lo ingaggia, eh, è fondamentale che i tempi di risposta siano brevi, no? quindi bisognerà andare a scegliere anche eh, tenendo presente eh, quali sono i, i tempi di avvio delle nostre applicazioni e quali sono i tempi di risposta che ci attendiamo che questi rispettano. Eh, direi che ho già parlato abbondantemente, la demo è bella corposa, eh, in realtà è registrata quindi difficilmente qualcosa andrà storto, potrei impappinarmi nel, nel raccontarvela, però direi di cominciare. Allora partiamo subito con la demo, quindi eh, prima cosa creiamo delle applicazioni che espongono servizi REST. Ho deciso di utilizzare. Sostanzialmente Spring Boot e Quarkus che hanno in comune il linguaggio Java. Partiamo dall'applicazione Spring Boot, quindi un'applicazione standard che utilizza REST Controller, Spring Boot 2.3. Vediamo la, la definizione del REST controller, quindi niente di nuovo. Definiamo uh, alcune variabili su cui mettiamo delle. Environment variable per poi utilizzare all'interno del nostro controller dove sostanzialmente andiamo a restituire un oggetto che viene serializzato in JSON che uh, fa, saluta il, chi invoca il servizio. Um, allora andiamo prima di tutto a testare il, il nostro servizio utilizzando Spring Boot Run per assicurarci che uh, funzioni perfettamente il locale su JVM. Quindi lanciamo il nostro servizio con Spring Boot Run e eh, andiamo a invocare con curl il nostro endpoint che risponde sulla root. Quindi facciamo una curl su Localhost 8080, che è la porta di default su cui Spring espone eh, l'HTTP Server. Vediamo che effettivamente ci risponde. Eh, utilizziamo appunto la variabile d'ambiente hostname per eh, dirci eh, da dove risponde il nostro, la nostra applicazione. Una volta che abbiamo verificato che funziona, possiamo andare a, sostanzialmente a creare il container che la, la contiene. Quindi, per prima cosa, creiamo il, lo uberjar, quindi un, un jar che contiene tutte le dipendenze eh, utilizzando la, il plugin di Spring per fare la build del package. A questo punto andiamo invece a creare la, la container image, quindi nella nostra root abbiamo definito un dockerfile, usiamo un podman in questo caso per creare il container, uh, adesso tra poco vedremo magari il, il docker file, allora la build del nostro, della nostra immagine è andata a buon fine, direi per sicurezza di testare il container, esponiamo sempre anche in questo caso la porta 8080 e ripetiamo il test sulla... Con la curl. Vediamo che ci risponde, infatti lo capiamo che è il container dal fatto che il l'hostname corrisponde all'ID del container che è stato fatto partire. A questo punto, che abbiamo il container di Spring Boot pronto, eh, possiamo andare a deployarlo su Kubernetes. In questo caso, io deployo su un ambiente OpenShift, che a tutti gli effetti è un Kubernetes. Eh, creiamo quindi una, un progetto e andiamo a fare la. La push del, dell'immagine. Quindi è necessario prima di tutto eh, taggare l'immagine eh, in modo tale che questa possa essere pushata sul registri di OpenShift. Prima la, diciamo dobbiamo loggarci, fare login sul registri di OpenShift, altrimenti non potremmo fare niente. Tagghiamo l'immagine e uh, una volta taggata possiamo andare a fare la push sul registri del nostro progetto appena creato che abbiamo chiamato ehm, deploy standard standard deploy ok andiamo a fare la push ci vorrà qualche secondo perfetto a questo punto una volta che l'immagine è stata Pushata sul registro di OpenShift possiamo creare la app uh, in OpenShift e uh, in questo modo verrà avviato il pod col nostro container ancora stiamo diciamo deployando un'applicazione come si fa normalmente quindi senza utilizzare funzionalità serverless vediamo che sono stati avviati i pod di deploy e il pod che contiene la nostra applicazione è in, uh, in startup Andiamo a esporre una rotta in modo tale che si possa invocare dall'esterno il nostro servizio Spring Boot. A questo punto testiamo con una curl che effettivamente la rotta, su quella rotta ci, ci risponda al nostro servizio. Eccolo qui, vediamo che infatti il name a questo punto è diventato il nome del pod. Andiamo a vedere sull'interfaccia di OpenShift nella console dedicata allo sviluppo, la topologia del nostro progetto. Vediamo appunto deployato il pod e possiamo, anche, volendo aprire la, direttamente l'URL corrispondente alla rotta che è stata esposta. Anche qui vediamo appunto come hostname il nome del pod che è stato avviato. A questo punto eh, procediamo buildando, eh, creando eh, gli altri servizi REST con le altre tecnologie che abbiamo detto. Quindi utilizzeremo Quarkus in due modalità, modalità su JVM e modalità nativa. Eh, direi che la, il servizio è, è sostanzialmente identico a quello di Spring Boot, cambia qualche annotazione per fare l'injection delle variabili d'ambiente. E utilizziamo le, le annotazioni jax Jack, RS. Andiamo anche in questo caso a eh, rispondere serializzando un oggetto utilizzando Jackson. A questo punto, testiamo anche in questo caso la eh, nostra applicazione localmente lanciando il Quarkus Run. Anche in questo caso, viene esposto il servizio supporto 8080 e andiamo a stare con una curl che effettivamente risponda a quello che ci attendiamo quindi facciamo di nuovo la curl su localhost perfetto vedete ci risponde loquarcus from localhost a questo punto andiamo a eh, effettuare anche in questo caso analogamente a quanto fatto con springboot boot Abbiamo il nostro Docker file che definisce l'immagine diciamo, di base e poi eh, cosa viene incluso nell'immagine che andiamo a creare. Eh, quindi lanciamo il comando per, di Podman per creare l'immagine del servizio Quarkus su JVM. Ecco fatto. È molto simile l'immagine creata, eh, la differenza chiaramente è il runtime sottostante: non abbiamo Spring Boot ma abbiamo eh, Quarkus. Eh, a questo punto, creata l'immagine, eh, andiamo a ripetere l'operazione di eh, test sull'immagine creata. Quindi, lanciamo l'immagine, eh, il nostro container localmente, lo testiamo con un'altra curl. Tutto ok, ci risponde con come hostname l'ID del container creato. A questo punto lo possiamo pushare perché siamo confidenti che il nostro container funzioni anche su OpenShift. Quindi tagliamo l'immagine e la pushiamo su, eh, sul nostro registry del, del progetto eh, standard deploy. Creiamo l'applicazione indicandogli l'immagine che abbiamo appena pushato ed esponiamo, ehm, esponiamo la rotta eh, in modo tale che si possa invocare dall'esterno. Esattamente come abbiamo fatto prima, quindi eh, diciamo che è, è agnostica rispetto a questa procedura è agnostica rispetto alla te tecnologia sottostante, no? che i, i, rispetto al runtime utilizzato. Facciamo la curva per sicurezza, eccolo lì il nostro pod che ci risponde e vediamo nella console che è comparso appunto il, il deployment della nostra immagine che ci risponde su port 8080 che poi è esposta come rotta su https. Allora, a questo punto eh, utilizziamo la compilazione nativa di Quarkus. Quarkus mette a disposizione la possibilità di eh, compilare nativamente il codice Java eh, utilizzando GraalVM. Sostanzialmente, viene, eh, compilato, eh, vengono compilate tutte le classi e le dipendenze che l'applicazione utilizza in modo diciamo predittivo. E uh, in questo caso viene appunto creata un'immagine nativa che noi possiamo lanciare, come fosse proprio un'applicazione un compilata sostanzialmente, e uh, vediamo che anche questa ci, ci risponde. Creiamo anche in questo caso l'immagine, però questa volta conterrà la nostra applicazione compilata, nat per, uh, compilata nativamente testiamo il container che tutto funziona vedete i tempi di startup sono molto veloci perché appunto si tratta di un'applicazione nativa andiamo a effettuare il test anche in questo caso è positivo e non ci resta che pushare anche in questo caso l'immagine sul nostro progetto in OpenShift e creare la relativa applicazione del nostro namespace standard deploy qualche secondo, perfetto, esponiamo la rotta per essere invocata esternamente. Col uh, si expose, e uh, una volta esposta andiamo a testarlo uh, dalla nostra uh, dal nostro terminale con la solita curl. Perfetto, ci risponde anche il servizio Quarkus Native, vediamo nella console che eh, effettivamente abbiamo i nostri tre pod corrispondenti ai nostri tre runtime, ognuno che risponde uh, all'invocazione uh, sulla root della rotta esposta, dandoci l'oggetto JSON in risposta. A questo punto entriamo nel vivo della demo serverless. Eh, io sono un po' perigo, quindi vado a installarmi tutti i componenti di Knative utilizzando l'operator Hub. Quindi vado a cercare l'operator eh, OpenShift Serverless. Questo mi consente di installare tutti i componenti di Knative. In modalità praticamente automatica viene installato sul namespace uh, openshift operators in questo modo sarà uh, automaticamente disponibile per tutti i namespace e i progetti di openshift vedremo che eccolo qui compare a breve quindi è stato installato l'operator una volta installato l'operator andiamo a uh, creare un progetto questa è un'operazione specifica per il, la componente di serving di Knative, quindi creiamo un progetto Knative Serving dove andremo a deployare la control plane che gestisce poi tutte le funzionalità del, di Knative Serving. In questo progetto andiamo sostanzialmente a creare la control plane, quindi sempre attraverso il nostro operator definiamo la nostra custom resource, e gli indichiamo che vogliamo che il servizio venga, abbia replica 1 per non, nostro caso non occupare troppe risorse e a questo punto è partito il deployment vero e proprio di tutte le componenti di KeyNative in questo eh, namespace. Vediamo che è in corso il deployment, attendiamo che eh, tutte le condizioni siano verificate positivamente, ecco fatto, perfetto. A questo punto andiamo a, verif a verificare quali pod sono presenti nel progetto Knative Serving e vedremo tutte le componenti di Knative, quindi avremo il servizio di autoscaling, il controller e eh, il servizio che risponde alla Cli. Eh, a proposito di Cli, andiamo a, a scaricarci la Knative CLI eh, per sistema operativo Linux. Questo ci consente di interagire via command line con le componenti di Knative in modo abbastanza semplice, io adesso l'avevo già installata chiaramente sul mio PC e la andiamo a, ad utilizzare. A questo punto facciamo ci creiamo un progetto, uh, un nuovo progetto dove deployeremo gli stessi servizi però in modalità serverless con uh, Uh, lo scale to zero sostanzialmente abilitato quindi creiamo un progetto uh, una volta creato il progetto uh, andiamo a deployare le nostre applicazioni per farlo senza dover pushare di nuovo le immagini uh, aggiungo una, un ruolo all'utente uh, in modo tale che uh, dal nostro nuovo uh, dal nostro nuovo eh, progetto si possa accedere alle immagini pushate sul progetto precedente senza doverle appunto ripusciare. Creiamo il servizio serverless eh, dell'immagine Spring Boot, vediamo i parametri eh, che abbiamo definito. Sostanzialmente, definiamo un limite alla concorrenza delle chiamate concorrenti di 2 al, al servizio, una, uno scale target quando si supera il 90% delle chiamate sul singolo pod, un massimo di. Uh, pod uh, uh, 4 e un minimo a 0 quindi appunto abiliteremo in questo modo lo scale to 0 Una volta deployato, vediamo il nostro servizio che è praticamente è wrappato dal, dal uh, K Native Serving è già esposta automaticamente in questo caso la rotta. E vediamo che eh, l'applicazione è già up and running e raggiungibile sulla, sulla rotta esposta. Vedremo a breve che uh, abbiamo, la, abbiamo lasciato sostanzialmente di default il, uh, il tempo dopo il quale l'OpenShift uh, Knative andrà a spegnere quel servizio, lo vedremo più avanti. Adesso facciamo la stessa cosa con il servizio uh, REST basato su Quarkus su, su JVM. Andiamo a esporre con gli stessi identici parametri: quindi numero massimo di chiamate concorrenti per pod 2, eh, max scale 4 e min scale 0. Eccolo qui già eh, disponibile, anche in questo caso lo andiamo a invocare attraverso la rotta esposta, ecco che ci risponde col suffisso gvmsl, quark sl serverless, questo l'ho impostato io per poterlo distinguere dagli altri, vediamo che nel frattempo ehm, il servizio basato su Spring Boot si sta fermando perché sostanzialmente non è stato invocato nell'arco di quei pochi minuti che, di default che, che poi lo portano a, a fare scale down. E a questo punto il, il servizio Spring Boot è completamente spento. Facciamo il, il deployment dell'ultima versione del nostro servizio REST, che è eh, quella basata su eh, Quarkus compilazione nativa. Ok, stessi parametri anche in questo caso. Andiamo a vedere sulla nostra console, ecco che è stato già avviato, in questo caso verifichiamo che risponda sulla rotta uh, che è stata esposta, effettivamente abbiamo prefisso Quarkus Native Serverless, quindi è già up and running anche questo, nel frattempo vediamo che uh, il primo che abbiamo lanciato è bello che fermo, uh, Quarkus su JVM si sta fermando in questo momento. E quindi stiamo effettivamente uh, verificando la funzionalità scale to zero. Quindi a questo punto i nostri servizi non stanno occupando risorse sul nostro cluster. Attendiamo qualche secondo, che si fermi anche la versione Quarkus native. Possiamo naturalmente andare a ispezionare i log. Uh, del nostri pod. Ok, si sta spegnendo. A questo punto abbiamo tutti i nostri tre servizi. Uh, spenti, non c'è nessun pod associato. Um, vediamo adesso, uh, una volta completamente terminato, uh, di reingaggiare i vari servizi. Uh, Andando a vedere che viene effettuato sostanzialmente lo scale up, quindi servizi adesso non c'è nessun pod attivo eh, per i nostri servizi REST esposti. Andiamo a invocare il primo Spring Boot. Ecco, vedete subito che è in fase di startup il nostro servizio, appena sarà eh, up and running. Ci risponderà. Uh, con la, diciamo, il, nostro, il nostro saluto, eccolo qua. Vedete, eh, si è riattivato il pod, si è acceso un pod per rispondere a questa chiamata in modo dinamico. Facciamo la stessa cosa per uh, gli altri due. Quindi, invochiamo il Quarkus GVM Serverless. Ecco che è partito. Non è ancora pronto, e adesso ci risponde, perfetto, anche lui ci risponde. Vedete che è proprio lui perché ci risponde eh, REST Quarkus GM Serverless. Facciamo la stessa cosa per il servizio eh, con native runtime. Vedete che è subito è partito. Eccolo che ci ha risposto. Quindi anche il nostro terzo servizio è partito eh, e ci ha risposto naturalmente una volta che i servizi sono avviati mh, hanno tempi di risposta molto più rapidi no? perché dovete considerare che eh, quando il servizio è scalato a zero eh, sostanzialmente eh, c'è il tempo di start up no? c'è il tempo di start up che ci, ci richiede un po più tempo del normale nel nel, nel time Time for first response. Adesso facciamo un test di carico per verificare eh, come scala verso l'alto invece. Quindi sto usando un tool che sta inviando 50 chiamate contemporanee nell'arco di eh, 10 secondi. Vediamo che sono partiti eh, 4 pod, che era il limite massimo che avevo impostato quindi anche la funzionalità di scale up uh, l'abbiamo verificata e abbiamo visto che uh, effettivamente K native uh, va a scalare il numero di pod in base al, al numero di chiamate contemporanee che abbiamo stabilito che ognuno possa, possa uh, gestire ogni pod possa gestire vediamo nello, nel dettaglio, appunto, i 4 pod che sono stati fatti partire, e anche in questo caso, dopo qualche minuto, vediamo, già stanno cominciando a eh, scalare verso il basso, fino a eh, scalare fino a zero, quindi a liberare tutte le risorse occupate in precedenza. Bene, con questo ho concluso la demo, spero vi, vi sia piaciuta, vi abbia insomma, creato dell'interesse intorno a quello che è il tema serverless. Vi invito a eh, seguire i nostri webinar e i nostri tutorial. Qui trovate in questa slide il link che vi portano a sia la documentazione sia a dei dei tutorial che potrete eseguire voi direttamente su un ambiente OpenShift con Catacoda, quindi sperimentando live tutte quelle che sono le funzionalità che vanno decisamente oltre a quello che vi ho raccontato io oggi, ad esempio eh, si, si potrà affrontare quella che è la parte di eventing, la parte di routing dinamico tra diverse revisioni dei servizi, quindi insomma c'è diverso materiale da, da sfruttare e da, e da testare. Eh, vi ringrazio ancora e credo rimanga qualche minuto per rispondere a delle domande. Abbiamo cinque minuti, che non sono tantissimi, e qualche domanda. Ricordo le domande eh, <ride> su Slido, eh, con l'hashtag Container dei Localost. Trovate il link comunque sia sul nostro groups che ci sono. Giovanna e Giulia, che sono dietro le quinte, a controllare chat e tutto ciò che ci arriva. Allora, eh, io per ora ne ho due di domande. Nel frattempo, nel frattempo appunto, siete invitati a, a scrivercele se avete piacere. Inizierei con queste. La prima è facile perché ci chiedono se pubblichi, pubblichi il codice di tutto questo ah, assolutamente. Tutto open source. Siccome diciamo non ho ancora avuto tempo. Parlo su GitHub, però lo farò sul mio account personale che è eh, Fro FrossiRH. Okay. Quindi cercatemi su GitHub, mi troverete come FrossiRH. Ok, ok. E, e invece la seconda va un po' più nel merito, diciamo, del talk, perché ne hai parlato anche tu mh, quando... Mh, quando... Diciamo, eh, introducevi l'ecosistema attorno allo strumento, avete detto, hai detto, fate att attenzione alle performance, hai parlato di tempo di startup, quindi mi chiedono eh, se c'è modo di velocizzare lo startup quando viene eseguito uno scale up, prima della richiesta, quindi te, te la ributto lì, poi... Allora, mh, no, no, è, 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 ah. è proprio il punto focale ah. dell'utilizzo di un di uno strumento serverless di questo tipo no? perché il tempo di startup influisce molto poi sulle performance di, di risposta, della prima risposta in realtà perché poi una volta avviato come abbiamo detto nel talk eh, le risposte poi seguenti sono, sono immediate sostanzialmente allora eh, poi... per i tempi di, di startup eh, eh, dipende molto dal runtime che viene utilizzato più che dall'infrastruttura che viene Utilizzata per fare diciamo, certo, siamo eh, in contesto, applicazioni in serverless. Siamo in contesto applicazione, e chiaramente, diciamo, più ci avviciniamo a applicazioni native, eh, più abbiamo performance eh, di tutto rispetto. Quindi, potrebbe valer la pena valutare di implementare dei servizi in Go eh, naturalmente piuttosto che usare. Esatto, piuttosto che utilizzare Quarkus che comunque consente, continuando a sfruttare diciamo le competenze Java che una persona diciamo si è costruita nel tempo, consente di ottenere tempi di risposta e footprint di memoria migliori. Perfetto, um, non so se volevi aggiungere qualcos'altro, altrimenti ti farei un'altra domanda che in realtà va al sì. un... merito di OpenShift. Questa ce l'ha fatta Filippo. Uh, non ho il nome, domanda anonima, e, e dice, questo ha a che fare più con il ciclo di sviluppo, quindi passare da test a un ambiente di integrazione, per chi lo vuole chiamare così, o altri modelli di sviluppo, diciamo, fino alla produzione. Siamo ancora sul laptop dello sviluppatore, se possiamo dire così, e dice, non ho esperienza con Red Hat, OpenShift, se ho un server da dedicarci, è possibile allestire un ambiente di laboratorio per provarlo senza spendere troppo. Quindi c'è una parte di costi e una parte di eh, come posso fare per allestirmi in casa un ambiente di... Allora, per, uh, allora, quello che ho mostrato oggi in realtà gira anche su Kubernetes Vanilla, quindi eh, sul proprio laptop è possibile utilizzare Minikube. Eh, cambio eh, le modalità di installazione dei vari framework. Ripeto perché... Io ho no, per... usato l'operator... Minikube. Okay. Minikube, il progetto. Bravo. Eh, cambiano alcuni comandi e alcune modalità di installazione di Key native su, su Minikube. Chiaramente non ho la facilità Guarda, ah. aggiungo giusto un bit. Eh, sì. Anche per OpenShift esiste la comunitaria. Ovviamente. Che, anche mh, per OpenShift esiste la, la, la relativa versione all-in One. E, è possibile installarlo sul proprio laptop con un animale. Dai, poi riprendiamo magari nella tavola rotonda, visto che okay, siamo un po' sforato. Se, Segniamo la palla ad Alessandro. Magari di fare un filo di recap su questa differenza con gli ambienti, questa me la tolgo, me la me la segno io per dopo e eh, a questo punto ti saluto, ci sentiamo nell'ultima parte della mattinata e uh, regia. <ride>